Si è svolta sabato 17 dicembre alle ore 10:30 in Viale Autonomia 57, alla presenza dei rappresentanti dei tre soggetti coinvolti, una conferenza stampa di presentazione sull'ecostazione realizzata su iniziativa di Lega Ambiente e grazie al patto in collaborazione fra il Comune di Caltagirone, Calat Impianti e la stessa Lega Ambiente. Il servizio è una iniziativa che pure era stata pensata e avviata molto tempo fa, finalmente si traduce in realtà grazie all'impulso dell'amministrazione comunale. È il frutto dell'impegno congiunto, della convergenza dell'impegno di Calat Impianti, di Lega Ambiente sezione di Caltagirone e dell'amministrazione comunale che avevano già sottoscritto una convenzione. Nel concreto cambia intanto la educazione ambientale, la educazione alla raccolta e alla differenziazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani. E questo deve iniziare dalla più tenera età, deve iniziare dalla formazione scolastica, deve iniziare soprattutto dai giovani che possono anche guidare e indurre. Penso ai ragazzini, ai bambini di scuola elementare, di scuola media, ai genitori ad essere attenti a differenziare la raccolta dei rifiuti, il che si traduce in un miglioramento del nostro ambiente e quindi della vita in società, ma anche in un risparmio, in una economia di carattere finanziario. E qui ci sarà la raccolta di materiale per imballaggio, l'alluminio, la plastica, insomma davvero un modo per educarci tutti a cominciare da ognuno di noi ad essere più attenti verso un problema su cui l'amministrazione comunale di Caltagirone sta prestando molta attenzione, ma è un problema di carattere globale. Se in altre parti d'Italia ed Europa il rifiuto viene considerato anche un investimento, quasi un business, non si capisce perché nella nostra Sicilia ancora debba essere invece un problema, talvolta da guardare in maniera irrisolvibile. Ecco, cominciamo a dare le soluzioni concrete. Questa, assieme a altre iniziative che sono state poste in essere dall'amministrazione, sicuramente contribuirà a migliorare il disastroso dato che registriamo fino ad oggi in termini di raccolta differenziati nel comune di Caltagirone. È un'iniziativa che porterà certamente l'aumento, così come dicevo prima, ma soprattutto servirà come punto di informazione per far sì che il cittadino sia reso consapevole del giusto modo di differenziare il rifiuto, perché il concetto di rifiuto non esiste se il cittadino riesce a abituarsi alla cultura, alla giusta cultura del riciclo. Qualunque rifiuto, tranne uno scarto minimo, può essere riutilizzato e quindi si ha un vantaggio non solo in termini economici, perché la diminuzione dell'indifferenziato porterà un risparmio per la città di Caltagirone, ma anche in termini di ambiente. E oggi noi abbiamo bisogno che l'ambiente sia rispettato sempre più dal cittadino. L'amministrazione sta ponendo in essere una serie di iniziative e sono stati riaperti i termini per quanto riguarda il compostaggio domestico. Anche questo può contribuire in modo sensibile alla diminuzione del conferimento della parte residuale, perché basti considerare che il 40-45% della frazione, della percentuale del rifiuto nella sua totalità è composto da umido, utilizzare la pratica del compostaggio domestico sicuramente ridurrà. E poi consideriamo che il Comune chiaramente
prevederà una premialità al cittadino virtuoso che utilizzerà questa pratica. Questa, assieme ad altre, come quella che si avrà in un punto di raccolta come quello dell'Ecostazione, grazie anche all'Ecoambiente, all'Associazione Il Cigno, a Calattimpianti, insomma a tutte le parti attive coinvolte, sicuramente porteranno vantaggi in termini economici e ambientali per la città di Caltagirone. Questa è un'iniziativa importante per la raccolta differenziata dell'area del Calatino. L'area del Calatino ritengo che in Sicilia è una delle aree più importanti della raccolta differenziata, perché rispetto agli altri comuni l'area del Calatino ha un impianto per la valorizzazione della raccolta differenziata. Purtroppo negli ultimi anni l'area del Calatino ha perso molto sulla raccolta e in particolar modo il comune di Caltagirone, che è in forte ritardo sulla raccolta differenziata. Quindi quando Lega Ambiente, l'Associazione del Cigno, ha proposto un'iniziativa che permettesse l'aumento della raccolta differenziata, io subito sono stato contento di questa iniziativa e abbiamo portato intanto un contributo economico all'iniziativa e poi abbiamo dato un contributo in base alla quantità di raccolta che si riesce a fare in questa struttura. Questo che cosa permette? Permette intanto di dare un aumento sulla raccolta differenziata di quest'area e contemporaneamente le persone che lavorano qua potranno, almeno non dico che guadagneranno qualcosa, ma almeno gli darà un contributo per sopportare le spese. Quindi il nostro contributo è quello di aiutare alla gestione di questa struttura a livello economico. Questo dell'Ecostazione è un punto di consegna di materiale valorizzabile, e ci siamo allineati alla raccolta che in questo momento fa il Comune di Caltagirone, quindi vetro, carta e cartone, plastica e metalli come multimateriale, e il cittadino come utente dell'Ecostazione, al cittadino viene consegnata una tessera utente. Questa tessera utente è numerata e su questa tessera utente vengono caricati dei punti in base al peso di queste materie valorizzabili che il cittadino ha portato in Ecostazione. Quindi nel momento in cui aderisce all'Ecostazione gli viene consegnato un vademecum. In questo vademecum sono scritte, diciamo, tutte le cose a cui il cittadino deve attenersi per far sì che l'operatore dell'Ecostazione consideri conforme questo materiale, nel senso che l'Ecostazione vuole insegnare ai cittadini a fare una buona raccolta differenziata in modo che sia appunto poi per Calattimpianti una raccolta differenziata di prima fascia. I vantaggi quali sono? I vantaggi sono che il cittadino, a fronte di una educazione per una cosa che dovrà fare comunque, può in realtà ricevere poi, a fronte di questi punti che accumula nella tessera, ricevere una premialità. Queste premialità sono appunto dei prodotti a chilometro zero che potrà appunto prendere qui in Ecostazione dopo una prenotazione.